A quello lì, che si pettina con la vasellina, che parla degli ispettori federali e sono entrati in casa sua ad ascoltare le sue fandonie. Lui, gli ispettori federali, li vede nella sua stanza di notte alle 5 di mattina, ci convive con questi ispettori federali, secondo me, da una decina d'anni. Gli appaiono, gli scompaiono. Erano due testimoni di Geova, con tutto rispetto, che di domenica mattina gli hanno suonato il campanello e lui li ha scambiati per ispettori federali, che tra l'altro, dato le sue grandissime prove contro l'Inter, infatti, come vedete, non è successo nulla. Lui ha delle prove schiaccianti contro l'Inter, infatti, questi ispettori federali non hanno fatto nulla perché secondo lui sono corrotti. Vedi, lui vive in un mondo parallelo a quello normale, lui vive sul metaverso. Lui praticamente vuole far passare l'Inter per quella che non sarà mai, ma lui la vorrebbe associare alla sua squadra, l'Inter. Lui la vorrebbe far sembrare uguale alla sua squadra. Come per dire, vedi, queste cose le facciamo noi, ma le fanno tutti, perché tra l'altro vi riprendo un articolo, sarà anti-Juventino, sarà un ex calciatore, sarà tutto quello che vi pare, ma Paolo Ziliani non le manda a dire alla Juventus, e attenzione a quello che dice e che scrive sul Fatto Quotidiano: la Procura di Roma ha rinviato a giudizio Agnelli, Paratici, Nedved e Arrivabene, che il signor Arrivabene qualche ora fa ha dichiarato: ragazzi, non potevo parlare. Non c'è bisogno, ce lo spieghi, Arrivabene, perché non potevi parlare. Per lo scandalo plusvalenze bilanci taroccati, lo scrive Ziliani, ed altre amenità, scoperchiato 2 anni or solo dall'inchiesta Prisma della Procura di Torino, che con perquisizioni, intercettazioni e interrogatori scoperchiò i pentoloni del malaffare di casa Juventus, una società che fino a poco tempo fa faceva il bello e il cattivo tempo in Italia e che vinceva scudetti a raffica grazie ai 1.000 gravi e reiterati illeciti che era solita commettere impunemente senza che nessuno dicesse niente. Ebbene, la notizia, scrive Ziliani sul Fatto Quotidiano, è che la Juventus, dopo essere stata squalificata in guanti bianchi in Europa e scandalosamente amnistiata dalla FIGC in Italia, andrà a processo a Roma per rispondere penalmente di tutta una serie di reati gravi come aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza, Consob. Ricordo che la Consob nel processo Prisma si costituirà parte civile insieme all'altra società che detiene le azioni della Juve, di cui non mi viene il nome, ma che ho detto un paio di volte sia nei video che nella live con i ragazzi, e via dicendo. E ancora una volta, scrive Ziliani, vedremo scendere in campo nel campionato col verme della Serie A, nel campionato col verme della Serie A, una squadra che in un paese civile, rispettoso delle leggi e delle regole, dovrebbe giocare in Serie D contro Ghisola, Gozzano, Saluzzo e Fossano. Il tutto mentre nelle aule di un ennesimo tribunale, perché per loro è l'ennesimo tribunale, vedremo sfilare dirigenti che la condussero ai celebrati trionfi con l'imbroglio e lo scasso delle regole. Questo è quello che scrive Ziniani sul Fatto Quotidiano. Quindi, fino a prova contraria, siete voi che avete patteggiato. Ricordo che patteggiare vuol dire ammettere il reato, ammettere la colpa. E comunque è stato un patteggiamento a tarallucci e vino, perché poi alla fine non è stato fatto nulla. Io sono d'accordo con Ziniani, molto probabilmente in un altro paese che non è l'Italia, la Juventus non giocherebbe più in Serie A, secondo me, da una ventina d'anni, per come la vedo io. Posso sbagliare, è un mio pensiero. Con questo concludo. Lavora sul fatto che la notte vedi questi ispettori federali e non esistano sulle fake news, perché Frattesi
è stato pagato il 2 di luglio. Oktri ha tirato fuori circa 90 milioni. Mi fa piacere che molti tifosi juventini si siano dissociati dall'odio che fomenta un personaggio su YouTube, e so anche di persone che si stanno adoperando per fargli chiudere il canale, perché lì c'è da fare solamente una cosa: il calcio non è quello che vuole far sembrare lui, il calcio dovrebbe unire, non dovrebbe dividere. Lui vuole scatenare una guerra tra tifosi, ma non ci riuscirà, perché non tutti, lui ha 2-3 seguaci ormai che guardano quei video monotematici cose inventate, infondate, ma ci sono anche, indipendentemente dalla fede calcista, ci sono anche persone che ragionano e che si dissociano da un personaggio del genere. Lui cita sempre delle persone con cui ho parlato che su quel canale non andranno mai. Quindi lui li può solo citare certi personaggi, perché su quel canale non ce li vedrete mai, ve lo garantisco. Quindi no all'odio, no alla violenza, sì agli sfottò, sì ad un calcio pulito, no al calcio dei tribunali, e mi raccomando, continuiamo ad evitarlo quel personaggio, perché è giusto mettere in risalto ogni tanto quando sbalestra, perché tanto ormai lui ha capito che quelle poche visual che fa, perché sono visual che fa un canale piccolo come il mio, che ho, che non sono famoso, che ho 10.000 iscritti, anzi in live facciamo 6-7 volte il pubblico che a lui, anche se lui live ne fa molto poche, ma anche a livello, insomma, così, no, di blasone, visto che si mette il microfono, che fa finta di avere uno studio, quello è lo stanzino, è il ripostiglio dove c'ha la lavatrice, dove fa i video, fa finta di avere uno studio lì dove ha incontrato gli ispettori federali. Comunque, ragazzi, il calcio deve unire, non deve dividere, indipendentemente dalla fede. Gli sfottò ci stanno bene, ok, a noi ci sfottano, noi sfottiamo, ma fomentare odio e cercare di creare guerre tra tifosi non è giusto, e sono contento che tanti juventini mi abbiano scritto e che si siano dissociati da quel personaggio. Ciao Inter.